Bene, carissimi amici, domenica, celebriamo la terza domenica del tempo ordinario. Siamo qui nel cortile della chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza, è bellissima realizzazione architettonica, e qui è il Borromini che si è cimentato in questa costruzione dovendosi barcamenare in mezzo ai palazzi preesistenti. È del 600, dal 640 al 660 è terminata la costruzione di questo bellissimo edificio. Siamo qui perché ci rimanda un po' a quella che è l'opera dell'uomo, quando vuole dare lode a Dio. Ci sono a Roma poi opere d'arte di valore incommensurabile. In certo senso noi cogliamo in questo anche lo sforzo dell'uomo di avvicinarsi a Dio, e Gesù ha compiuto questo movimento di discesa dal cielo verso di noi con l'incarnazione, ma non contento, è continuato ad avvicinarsi agli uomini e soprattutto a coloro che sono in attesa di una parola di conforto, di consolazione e di gioia attraverso i dodici, che in questo Vangelo di Matteo, che viene proclamato questa domenica, scopriamo vengono chiamati proprio lì dove era il suo avamposto, potremmo dire, principale, Cafarnao, perché come lo stesso evangelista annota, Gesù, ecco, scelse, viene utilizzato il verbo si ritirò, ma lo si potrebbe cogliere in maniera sbagliata, come se si sentisse spinto a fuggire dopo quello che era accaduto al Battista. E invece il verbo anacoreo, che ritroviamo anche in altri episodi come quelli collegati alla Santa Famiglia, all'Epifania che abbiamo celebrato nei giorni scorsi, ci rimanda invece piuttosto ad una scelta di campo che gli fa di andare proprio a Cafarnao, una città importante nell'epoca, perché era costruita in mezzo a un crocevia, la via per Damasco, la cosiddetta Via Maris. C'era anche un avamposto romano, c'era sicuramente un drappello di soldati romani significativo, c'erano anche, come sappiamo, c'era l'esattore delle tasse. Comunque, in certo senso, ecco, Cafarnao rimane un luogo significativo che per tutti, anche per quel tempo. E Gesù sceglie Cafarnao, peraltro, perché è alle sponde del cosiddetto Mare di Galilea. Qui, sia in Matteo che in Marco, viene descritta la chiamata di Pietro, la chiamata di Andrea, la chiamata dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Ci viene descritta su quello che chiamano gli evangelisti il Mare di Galilea, a differenza di Luca, che è piuttosto preciso e conosce un po', ecco, le situazioni in maniera maggiormente dettagliata. Lo chiama Lago di Genezaret, come del resto era. Tra l'altro si tratta di un lago largo 15 chilometri, con una superficie di metri quadri più o meno sui 500 metri quadri. Quindi è un lago ma grande, che ha le sembianze di un mare. Per rispondergli questo lago, Gesù chiama i suoi. Li chiama e rispondono prontamente, lasciano tutto, si fa un cenno appena al padre dei fratelli di Zebedeo, lasciano le reti, lasciano le barche, salutano, lasciano il padre a lavorare. Questo per indicare quanto forte fosse la parola di Gesù, quanto attraente, quanto persuasivo fosse il suo parlare, ed era conosciuto ed era amato per questo. Riusciva a incidere nell'animo, nel cuore, tanto che questi primi che chiama, che lo accompagneranno insieme agli altri, sentono la gioia di seguirlo, e infatti lo dice loro: venite dietro a me. Questo è proprio il senso della fede, andare dietro Gesù, seguirlo, seguire le sue orme. Ecco, questa domenica anche noi in un certo senso veniamo chiamati, almeno la liturgia ci ricorda che siamo stati tutti chiamati, in quanto credenti, chiamati a seguirlo da vicino, andare dietro di lui per condividere tutto con lui, anche, ahimè, quello che sappiamo sarà il più grande momento della sofferenza, il Calvario, anche la passione, la sua morte e risurrezione. Del resto noi nel battesimo partecipiamo proprio della morte e risurrezione di Cristo. Vi farò pescatori di uomini. Ecco, un'espressione di Gesù è tipica sua, quella di appunto chiamare
questi giovani pescatori perché diventino pescatori di uomini, perché ecco, la loro vita cambia. Abituati a pescare semplicemente del pesce, ora sono chiamati per attrarre, per accogliere, per avvicinare, per chiamare ecco, a sé, indirizzare a Dio ecco, quelle persone assetate dell'amore di Dio. Buona domenica a tutti.